Diamo benvenuta a nostra nuova concorrente. Come ti chiami? Ciao a tutti, il mio nome è Sofì. Uè, ma cos'è tutto sto bordello? C***o! Non è che qui il primo che entra facciamo tutto sto casino, c***o! Nel cercare di rendere simile alla realtà a questo video, ci siamo resi conto che il personaggio di Mara Ma. Ehm, volevo dire Mara Majong, dice troppe parolacce. Per evitare di dirle e di suonarvi con troppi bip, abbiamo deciso di sostituire tutte le parolacce con parole simili di senso compiuto. Grazie per la comprensione e buona visione. Dai Mara, calmati! Calmati un um Mazzo, puosca di quella trota e comunque stai zitta tu vongola. <tose> 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 mi fa troppo ridere sta cosa, mi piace questo stile di comicità. Dai Sofi, facci vedere cosa ci hai portato. Sono qui! Per fare un esperimento e creare qualcosa di mai visto prima. Come creare un virus potenzialmente micidiale utilizzando un pipistrello? Perché quello già l'hanno fatto i cinesi. <ride> tu sei divertenta come mio cane che piscia sulla tua faccia. Molto divertente, Joe. A me piace questo stile di comicità. Bravo. Dai, Mara, calmati. Sì, dai. Ha ragione, ma non qua. Acciderbolina. In realtà vado a creare un fl fluffy slime utilizzando colla vinilica, schiuma da barba, detersivo ed altri semplici ingredienti che si possono trovare in casa, come questo. Questo. Che guarda caso sono gli stessi ingredienti che si usano per fare un Big Mac. <ride> Frank sei più inutile di cetriolini verdi messi nel culo del mio cane che ti piscia in faccia. <ride> Molto divertente, mi fa morire giù questo stile di comicità. Dai Mara, calmati. La ragazza qui va di fretta, si vede che deve andare a... Ciupare stuzzicadenti a bordo piscina. Sì, ecco, una volta messi insieme tutti gli ingredienti ed aver impastato per bene, ecco qui lo slime! Ok, e a cosa serve questo slime? È soffice, è morbidoso. Il mio falegnamo con 10.000 lire fa meglio. Ti dico la stessa cosa che si dice quando senti puzza ma non c'è rumore. Questa è una cagata. Ti posso dire una cosa: tu hai palesamente un'ambizione, un sogno, e dentro di te c'è una creatività, una bambina che non se n'è mai andata. Io penso che se avessi mai partecipato a Got Talent avrei fatto una cosa del genere e per onorarti e onorare il bambino che c'è in noi ti faccio un grande regalo. Grazie, grazie mille. Sophie. Ma questa voce la riconosco? Mentre pensavi che potevi vincere con sta minchiata! È tutto uno scherzone! Uno scherzone che abbiamo fatto io e il mio amico Frank! <ride> È stato uno scherzo molto divertente! A me piace questo stile di comicità!